Angela, raccontami dove e quando hai conosciuto Tiziano per la prima volta. L'ho conosciuto prestissimo, a 18 anni, ma già prima, quando andavo alle piccole feste del pomeriggio che si facevano il sabato o la domenica, sentivo spesso chiedere: Tiziano viene? E Tiziano no, non veniva, non veniva mai. Diceva forse, ma poi non veniva. Dicevo: ma chi è questo qui? Che cosa avrà da fare? Ho 18 anni, ho appena fatto la maturità, sono passata a giugno e guardo con emozione al futuro. Squilla il telefono. Tiziano? No, non puoi passare, c'è la mia amica tedesca ora, dice Pina. Poi riappende e continuiamo a scambiarci confidenze. Un quarto d'ora dopo arriva la cameriera e dice: signorina, c'è Tiziano. Si è messo a parlare con lei, quasi non guardandomi. Dicevo: allora che ci sto a fare, pensavo io. Ma subito ho capito che era un giovane diverso dagli altri. Parlava come romanticamente, diceva che lui voleva vivere di notte, dormire di giorno, che lui voleva viaggiare, che lui voleva tutto all'incontrario di quello che facevano gli altri. Ma non per fare il furbo, per essere diverso, perché cercava qualcosa. L'incontro del pomeriggio mi aveva colpito. Quel giovane aveva alzato molto l'asticella. Non erano per me uomini di questo tipo. Sarebbe stato come immaginare di poter avere a che fare con Marcello Mastroianni o con Omar Sharif. Ma non vedevo l'ora, però, che venisse marzo per andare a studiare a Monaco, in Germania. Là, lontano dagli sguardi partecipi e appena apprensivi dei miei, avrei potuto pensare con calma a cosa fare di me e della mia vita. Non appartenevo alla borghesia fiorentina, che sono poi le ragazze che lui incontrava al liceo, no? Non appartenevo a questa borghesia in cui il primo pensiero di una madre era di sposare bene la figlia. Per cui erano vestite benissimo e avevano tutti i capelli fatti. A queste feste del sabato venivano molto belline, molto belline. E io andavo bene perché la regola è: portami qualcuno che non sia troppo bellina. Non volevano concorrenza. Non avevo poi idea di qui dovevo trovarmi marito, no? Assolutamente, avevo 18 anni. Mia mamma aveva fatto l'architetto, faceva parte di queste nuove donne tedesche del nord che si erano emancipate, che andavano all'università. E non c'era, non se ne, è un'altra visione proprio della mia vita che mi era stata presentata come possibile che io facessi la vita esattamente con gli stessi interessi di un uomo. Tiziano sentiva che io non ero fissata su una vita per forza a Firenze, intorno ai genitori, con riferimento sempre della mamma, degli amici, dei parenti, al sicuro in questa stupenda città, in cui infatti stavamo perché era stupenda e perché mio padre era pittore. Il tuo libro, che racconta la tua vita con Tiziano, come recita il sottotitolo, ha come titolo L'età dell'entusiasmo. Che cos'era questo entusiasmo? Da dove veniva? Era l'entusiasmo del dopoguerra, della guerra finita, del fascismo spazzato via, di una nuova Italia con una nuova Costituzione, no? Con la sinistra molto evidente tra gli intellettuali, la cultura era di sinistra. E l'Italia aveva risposto a questa chiamata su ogni fronte, sul design all'italiana, sulla moda, sul cinema, il teatro. Erano pieni di personaggi grandiosi, inclusi gli industriali come la Olivetti e tutte quelle altre grandi aziende italiane che sono state famose nel mondo. Per cui uno si sentiva incoraggiato. E questo è stato l'entusiasmo dei nostri anni di formazione. Il fatto che poi Tiziano, dopo aver fatto tutti i suoi studi, perché ne ha fatti tanti, è entrato nella scuola normale di Pisa, per cui ha potuto studiare, cosa che non avrebbe fatto senza altrimenti questo aiuto, lo impegnava verso lo Stato, verso il suo paese che l'aveva aiutato, no? Per cui non facevi per te, per cui dicevi: io vado diretto in finanza,
così almeno guadagno e mi faccio qui, mi faccio là. Volevi fare qualcosa di sensato. Poi c'era il socialismo, uno come Tiziano era socialista, ma i migliori intellettuali italiani erano tutti socialisti. Per cui uno si sentiva in un gruppo ideologico che ti ispirava, che ti faceva non sentire solo. E due, c'era tanto da fare. E nessuno ti segava le gambe frustrandosi con una corruzione che cresce al di là dell'immaginato, no? E del favoritismo, tutto quello che oggi guasta la vita ai giovani. Inaspettatamente, negli ultimi giorni di marzo del 1972, il Vietnam del Nord varca il 17° parallelo. La linea di demarcazione fra Nord e Sud e lancia la sua offensiva di primavera riversando le sue truppe nel Vietnam di Thieu. Lo Spiegel chiama e Tiziano, emozionatissimo, prende la macchina da scrivere e parte per le sue battaglie. È la guerra della mia generazione, dice. Voglio vederla. Tu eri una ragazza emancipata, figlia di una donna emancipata, di un'architetta che comunque voleva vivere la sua vita. E poi hai seguito Tiziano ovunque. Lo hai fatto perché era Tiziano, non lo avresti fatto per chiunque. C'è questa storia di una signora che qualche anno fa mi ha chiesto il sato in un incontro, ha detto: senta signora, io quello che lei ha fatto per suo marito di andargli dietro nel mondo eccetera, non la, per mio non l'avrei fatto. E ho detto: ma forse anch'io per il suo non l'avrei fatto. Dipende da chi. Uno dedica la vita a un mestiere o anche a una persona se vale la pena. E mi aspetto anche che un uomo lo faccia per una donna, se lei è quella intelligente, se lei è quella con una meta, con una visione, no? Passo lunghe sere in veranda. È il mese più afoso dell'anno. Ragni giganteschi e scarafaggi grossi come una piccola mano mi sgambettano attorno. Seguo sui giornali le battaglie per Han Lok, Kang, Tri, Hue, l'antica capitale imperiale, tra le più violente di tutta la guerra. E nessuna notizia da Tiziano. Mi perdo dietro ai foschi pensieri. Mi sento come la moglie di un soldato e non mi diverte. Scrivo a mio padre. Ogni giorno passano dal cielo bombardieri americani diretti ad Hanoi, la capitale del Vietnam del Nord. Il rombo, le formazioni mi ricordano la incursione dei bombardieri inglesi sullo Schleswig-Holstein in Germania alla fine dell'ultima guerra. Ci rifugiavamo in un bosco, ricordi? Eri soldato, eri venuto in licenza. Non mi aspettavo che una guerra simile potesse ripetersi in Vietnam. Purtroppo a questi anni dell'entusiasmo, che sono praticamente finiti per noi, nel mio libro lo faccio finire, ma perché lì era la fine, con la guerra del Vietnam, con la fine della guerra nel Vietnam nel 1975. Perché a quel punto un paese piccolo, paese comunista di pescatori e di contadini senza le scarpe il più delle volte, aveva sconfitto il gigante americano. Ed era il momento in cui il comunismo poteva trionfare. Perché un anno dopo muore Mao nel 76 ed era possibile che ripartisse tutto il progetto comunista, no? E Tiziano aveva molto sperato in quello. Lui si rifiutava, come la sinistra si rifiutava, di prendere gli Stati Uniti come modello. Dice: perché? Ci sono grandi civiltà nel mondo. C'è quella cinese, c'è quella indiana, quella giapponese, anche quella russa. Qualche anno, un anno dopo, poco dopo, Tiziano ritorna a vedere questi paesi e si accorge che non funziona, che si formano delle mafie e che i comunisti sono accentratori del potere come tutti gli altri, che l'importante è sempre solo quello e che l'economia non va. Alla fine, il libro sulla liberazione di Saigon lo scrisse lui, il fiorentino che mandava i suoi pezzi in inglese ad un settimanale tedesco e che era arrivato in Vietnam dopo tanti altri.
strani sono gli andamenti della vita quando l'uomo tiene in pugno il timone della propria barca e sa dove vuole farla approdare. Per Tiziano gli anni di Singapore furono soprattutto la guerra in Vietnam, Laos e Cambogia, l'ultima delle recenti guerre di liberazione e indipendenza dalle potenze coloniali, quella in cui poté fare un mestiere nel quale finì per eccellere, in cui lui scoprì l'Oriente. Lasciamo Singapore per Hong Kong, quando avevano vinto i comunisti. Stava a loro, ora, dimostrare di essere capaci di mettere in piedi governi all'altezza dei loro ideali. Una persona così vitale, così piena di vita, in realtà si è sempre, anche da giovanissimo, confrontata con un'idea della morte. Questa era l'altra parte di Tiziano, quella nell'ombra che nessuno conosceva e che non voleva mostrare, ma che ha mostrato a me immediatamente. Dopo quell'incontro mi arriva un espresso di sera e dentro c'è una lettera non firmata. Sapevo di chi fosse. Finché leggendola sono arrivata alla frase di due contadini che si parlano e dicono: ma lo sai che è morto Tiziano? Ora questo, da un ragazzo di 19 anni, la prima lettera che uno scrive a una ragazza, e questo qui è stato veramente determinante nella sua vita, il senso che la morte è vicina, anche perché questa morte è chiaramente il traguardo della vita. A meno che tu non abbia compicciato qualcosa prima di morire, dopo non c'è più chance. Allora, o lo fai o non lo fai. E sentiva drammatico il tempo, e sentiva che il tempo era, si arrestava la morte, cosa che nessuno a 19, che io conosca, nessuno fa i conti con la morte. Si pensa, ho 19 anni, fino a 70, 80, e si spreca il tempo, no? Tante volte si spreca. L'Asia del sud-est che lasciammo alla fine del lungo conflitto diventerà per lui l'altra Asia rispetto a quella della Cina e del Giappone e dell'India, dove poi avremmo vissuto. Era un mondo che aveva amato di vero amore e dal quale era stato riamato. Ricordando Tiziano, Lan, la moglie per metà vietnamita di Henry Kam, il corrispondente del New York Times dal sud-est asiatico, raccontava: sentire la sua voce quando ritornava a Bangkok era come assaporare una coppa di champagne delizioso, fresco, leggero e spumeggiante come il suo spirito. Così era Tiziano allora.